Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Jersey History. Oggi parliamo di una maglia away anche oggi, una maglia particolare anziché no, e è la maglia con cui la Juventus inaugura praticamente questa serie di scudetti. Primo anno di Conte e come maglia away la Juve aveva questa qua, rosa, con lo stellone e veramente questa dire particolare e dire poco. Questa è una ristampa ufficiale, cioè è un prodotto ufficiale Juventus, come vedete dalle etichette, ma non aveva lo stemma della Nike ed era veramente una squadra, come posso dire, una maglia appunto. Questa è una ristampa ufficiale, quindi è ufficiale ma non è da gioco. Allora, di chi ho preso questa maglia? Di un giocatore che secondo me ha fatto la storia della Juve ed è stato uno dei più forti giocatori e ancora oggi farebbe molto molto comodo. Mirko Vucinic. Ragazzi, è un giocatore straordinario, ho visto fare a Vucinic delle cose che solo a lui ho visto fare. Peccato la discontinuità. Allora, questa maglia io vado controcorrente, molti l'hanno criticata. A me piace. A me piace, nella sua particolarità piace. Cioè, io preferisco che facciano queste tamarrate, chiamiamole così, sulla seconda maglia e lasciano la prima storica. Forse per questo che mi piaceva, perché comunque la stravaganza era tutta qua e non sulla prima maglia. La prima maglia è rimasta prima maglia, no? E sponsor Balocco. E insomma, qui la Juventus ci ha vinto un bel po' di partite e ha vinto anche bene. E abbiamo vinto il campionato con questa maglia che viene usata la partita subito dopo aver vinto il campionato. Perché noi abbiamo vinto il campionato 2 giornate dal termine, se non ricordo male, e infatti veniva usata proprio perché le 2 stelle sopra più la stellona grande nera ricordavano le 3 stelle che effettivamente quell'anno lì abbiamo vinto. Ragazzi, è una maglia a mio avviso molto bella, pacchiana chiaramente, ma valeva la pena farci un video. Quindi, ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento per i prossimi video del canale. Ciao a tutti!